mi sento un piccione viaggiatore. E allora ho detto, se io arrivo a Sochi, poi la Russia è grande, c'è Mosca, c'è poi, insomma, la Russia girà alla Oia, non mi basterà questa vita, purtroppo, gli ultimi anni di questa vita, ahia. E quindi faccio campo base a Sochi e anche se sono ingabbiato a Sochi ci sto bene. Ecco, tutto qua. Perché ricordatevi che Sochi è stata definita la Nizza russa, ok? La perla della Costa Azzurra in Russia. Difatti, come è stato detto da Federico, anche lui, cioè confermato perché l'avevo detto anch'io tante volte, ma non credo che abbia visto quel video, però si è accorto anche lui, mamma mia, è gettonatissima, tutti i russi sono lì, a Sochi, e chi se lo può anche permettere, insomma. Quindi magari troverai a Sochi anche qualche residente che vive con 150 euro al mese, però insomma non si sposta perché ci sono città meno care, ok? Però non si sposta perché è già ricco di suo ad avere comunque magari un buco di casa ancora, dei genitori o lasciati acquisiti ancora dall'ex URSS, e perché si trova in paradiso, perché al di fuori dal centro, comunque verso le montagne, ci sono ancora le casette, case ancora di collina, di montagna, vecchie case, ok, come era ai tempi dei miei genitori e quindi dei loro genitori, quindi dei miei nonni, per esempio, che avevano la casetta e una piccola stalla, per dire. E vicino alla stalla il bagno ancora col casotto, col buco nel pavimento, e ce ne sono ancora lì qua, meno ormai perché hanno fatto anche il bagno all'interno, insomma. Però insomma, ragazzi, sono anche quelle realtà, specialmente in alcune vecchie dace, per chi non ha le possibilità economiche, però non si spostano neanche a morire. È come chi abitasse, che ne so, nella costa amalfitana col cavolo che si sposta, oppure in Costa Azzurra col cavolo che si sposta, cioè capite. Io niente, io ho tentato di rimanere magari appunto stabile in certi posti, però poi niente, il mio animo viaggiatore niente, mi ha portato a decidere dove fermarmi, ma non per fermarmi definitivamente, spero che quindi da lì, da fare un campo base, ecco, comunque l'ultimo campo base appunto a Sochi, e da lì avere, diciamo, Mosca, San Pietroburgo e poi la Cina attraverso la Transiberiana, ok, a portata di mano, anche perché da russo non serve più visto per andare alla Cina, quindi insomma una serie di agevolazioni, quindi c'è tutta la zona anche asiatica che spero di visitare lungo, anche perché voglio raggiungere, e qui faccio pubblicità e andatevi anche a vedere, anche se non vi interessa, ma andatevi a vedere i video dell'amico Fabio Selva in Cina su YouTube, perché veramente sono veramente interessanti, vi fanno capire anche altre realtà. E quindi lo sponsorizzo. Ciao Fabio, ti saluto caramente.
Anche perché Fabio vi fa conoscere bene la realtà della cinese e non chiacchiere. E quindi non chiacchiere da bar, tipo come si può parlare della Russia, la Russia c'è la dittatura, eccetera. Lasciamo fare la politica, ma comunque questi sono o chiacchiere russofobiche, ok? Bisogna guardare e ragionare con la propria testa e poi casomai parlare. Se comunque con la propria testa dice che per esempio in Russia c'è una dittatura, va bene, questo dice la vostra testa e mi sta anche bene, comunque, ma l'importante è che vedere, ok? Anche perché poi vuol dire che si ha una mente aperta e comunque quando ci si trova davanti a un'opinione diversa, tic, scatta il pensiero di dire eh sì, e se dovessi avere torto io e lui ragione, oppure cioè, il contrario. Quindi scatta quella molla. Se si vedono le cose e si ragiona anche se si ha una convinzione che potrebbe anche essere sbagliata. Ecco, io per esempio non sono partito con una convinzione, ti spiego in due, sapeva benissimo perché naturalmente lei era nata lì, che Sochi appunto mi avrebbe rapito come un amante, io dico, e niente, difatti prima mi ero innamorato di mia moglie, poi niente, Sochi mi ha rapito come, è diventata la mia amante, Sochi. Ecco, tutto qua. Quindi non è stato niente di, anzi, dovevo finire da un'altra parte, io 40 anni che stavo appunto aspettando di andare da un'altra parte, invece appunto Sochi mi ha rapito come un amante e sono contento così. Anzi, sono felice così perché inizia un'altra di forse ne avrò già consumate 3, 4, no, 3 di vite. Quindi insomma, se abbiamo 7 vite come i gatti, ecco. Vuol dire che ho ancora un po' di anni da divertirmi. Ma chissà, no, ma finire completamente no in Cina, però con la scusa che è vicina, molto probabilmente qualche viaggio. Adesso qui c'è anche un po' di discussione perché non è proprio amante della Cina, ti spiace due, ma tanto. In Russia c'è la parità, ok, ragazzi, ricordatevi che in Russia c'è la parità dei sessi, ok? In effetti, anche in casa, ok, non c'è nessun problema, si guardano tutte e due i modi di pensiero, insomma, le esigenze personali, però l'ultima parola ce l'ha sempre l'uomo che porta i pantaloni. Mi dispiace, ma è così. E quindi, insomma, no, non è nessuna imposizione, però, insomma, in Russia c'è la parità dei diritti, però l'uomo deve fare l'uomo e la donna deve fare la femmina. Quindi, insomma, bene o male, la donna poi sceglie sempre il marito perché, ecco, come appunto i decabristi, le mogli dei decabristi che hanno seguito il destino del marito dentro internati, dentro i gulag, ok, per non lasciarli solo negli ultimi anni appunto di deportazione, e quindi hanno seguito il marito, ecco. Non è niente di
di dire maschilismo, così è, comunque. È rimasta sempre la differenza, insomma. Ok. Adesso non voglio, mamma mia, fare polemiche con le femministe o con i movimenti di femminismo. Pari diritti, però la mentalità è quella. Ok, la donna si fa bella per l'uomo e l'uomo paga. In poche parole. Tira fuori ecco. E quindi il ruolo di maschile e femminile è ancora insomma, in uso. Bene, chiudo il video perché sennò non finisco più di far mangiare. E niente, e dopo con calma, ok? Con calma vi farò il video appunto sui visti, ok? Tranquilli, se volete venire a Sochi, ci troverete. Siamo momentaneamente, non siamo in loco, perché magari siamo, non lo so, a Mosca o da qualche altra parte. C'è sempre qualcuno della nostra famiglia che vi viene a prendere e che vi dà anche un aiuto per quanto riguarda la ricerca di alloggi, ok? A un ottimo prezzo. A un prezzaccio, ragazzi. Venire a Sochi, tutto sommato, anche io credo che spenderete meno della metà. Va bene, metà, facciamo anche metà, ma meno della metà di quello che spendereste, ma secondo me è un quarto, in qualunque posto, diciamo, conosciuto in Italia. Certo, se mi andate nel paese del cuccuzzolo della montagna dove c'è quattro persone anziane, in qualche paesino sperduto, beh, è ovvio. Ok, ma neanche là non credo che vi danno vitto e alloggio, per dire, anche in un break and breast a gratis, neanche là. E quindi poi devo fare un'intervista a Federico, che comunque Federico è stato, diciamo, come primo anche scritto, insomma, dai, ragazzo giovane, abbiamo anche proprio, vieni qua, non importa, possiamo perdere il lato economico e più il lato piacevole della conoscenza, cioè proprio. E quindi siamo riusciti appunto a trovargli una sistemazione proprio al apprezzarci, ok, apprezzarci, che va bene, ok. Grazie appunto ai nostri anche amici russi, insomma, ma è solo per il fatto, perché appunto è un amico nostro, un amico come tutti gli iscritti, ok? Perché vi considero amici. Perché già non c'è solo Federico, ma ce ne sono già un bel po' che mi scrivete in privato, che mi fate le domande, se avete dubbi appunto mi chiedete in privato, ma è importante, scrivetele sui commenti, così poi io leggo e poi così altri hanno anche le risposte, ok? Perché ci sono altri che magari non commentano, insomma. Ok, quindi in un unico video, in un'unica risposta, raccolgo anche gli stessi dubbi e rispondo ad altri amici di voi. E quindi scrivete sui commenti, mettete i like, vorrei dire i dislike se non vi è piaciuto il video, però non lo dico, ma se lo fate,
Io preferisco che mettete i like, però se mettete dislike, almeno commentate il perché non vi è piaciuto, che perché, per carità, così che il dislike diventa costruttivo. Ecco, e anche voi che mi mettete il dislike, se un giorno vorreste venire a fare una mega vacanza a un quarto del costo che vi costerebbe luoghi già un po' più rinomati. Ma anche se non sono rinomati, comunque ormai se vai fuori con quello che costa il mangiare o ti compri qualche cosa, è un costo altissimo, ormai non si può nemmeno, cioè per andare in Italia devi fare un mutuo, figurati. Tra poco, cioè un mutuo, sì, beh, devi chiedere un prestito quasi tra poco, e quindi a un quarto, quindi senza chiedere mutui, ok, o chiedere prestito, appunto, se volete lo stesso aiuto ci troverete, insomma, e vedrete che se c'è un piccolo problema sarà risolto, così che non avrete cioè tutto tranquillo, insomma, ecco, tutto qua. Disguidi come per esempio, beh, era successo a mia moglie anni fa, e praticamente la sua valigia era venuta qui, no, era andata, non mi ricordo se era venuta in Italia o era andata in Russia, insomma, in poche parole, no, 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 dall'Italia, si sono sbagliati, non ho capito le sue valigie, cioè è arrivata, colpa dell'Italia. Mi sembra, sì. È arrivata in Russia, praticamente le sue valigie invece erano finite in Africa. E quindi insomma, quando è arrivata, non si è trovata le valigie, e quindi insomma, prontamente si è informata, e cioè non era arrivata neanche a Mosca, non era proprio partita dall'Italia. E quindi si è formata a Mosca, in Mosca non c'era, quindi e niente, poi ha telefonato in Italia, quindi sapendo l'italiano, ha detto: ah sì, ma no, le valigie sono in Africa, cosa facciamo? Insomma, dopo le hanno rispedite a casa in Russia. Sì, perché era fatto. Sì, no, era andata in Russia, sì. Tipo 6 mesi, 7 mesi per poi tornare qua. Ecco, insomma, come abbiamo fatto noi fino ad ora. Ma. Grazie al cielo, basta voli perché. Ecco. Bene. E quindi anche voi che mettete dislike, però commentate il perché, e niente, sarete accolti per una mega, mega, mega vacanza. E quindi, e niente, in caso di bisogno, aiutate. Bene, tutto qua. Anche nei casi come questi, insomma, che questo è stato il terrore negli anni, il mio terrore di perdere le valigie, ma non per il fatto che magari siano dei vestiti che, a parte il costo, ma ci si affeziona perché trovi un capo, almeno io sono fatto così, trovo un capo che mi piace dopo ricerche, dopo anni. Lo compro e perderlo anche se avesse 10 anni, ma non importa, ma anche. E non ne ho uno o due, cioè, capite? È che almeno io mi affeziono. Va bene, sono un tipo strano, lo so, se no non sarei qui su YouTube.
voi non mi sopportereste, ringrazio che invece vi scrivete, ringrazio che mi mettete il like, ringrazio che... sì, va bene, magari non mettete il like, però vi ringrazio che guardate i miei video e niente, e che poi mi commentate e piano piano... Io so già chi sarà il prossimo che viene a Sochi. Io lo so già. Lui magari ancora non è convinto, però io lo so già. Io lo so già. Il prossimo che verrà a Sochi, e il prossimo che verrà a Sochi, comunque, poi anche lui si fermerà definitivamente a Sochi. Io lo so, perché ormai con il dialogo delle vostre domande si crea un feeling, diciamo, non lo so, come ci si conoscesse, ecco, tutto qua. E quindi vi adoro tutti. Ragazzi, però mettetemelo un like, bravi che guardate i miei video, grazie che mi supportate, che in privato mi avete chiesto per quanto riguarda come stavo. Sì, no, sto bene, ho solo delle terapie da seguire qui, che purtroppo mi hanno, cavolo, fermato un mese in più. Adesso speriamo, ma da aprile il problema è adesso, poi no, problema, non è nessun problema, però è non è che vorrei tradurre tutto quello che si è stato prodotto qui, perché così, è una cosa mia, benché da aprile poi tutto verrà fatto in Russia. Ecco, perché ho altre cose da fare per quanto riguarda la sanità, ma niente, da aprile verrà fatto tutto in Russia, quindi no, non è un problema, ma tanto... Il problema è che ad aprile bisogna sempre rifare anche qui, cioè voglio dire alcuni esami, alcuni controlli, per il momento è il discorso che... va bene, ma comunque ragazzi, non c'è niente che si risolve, anzi sono più contento perché sinceramente in Italia è tutto lungo. Purtroppo mi sono trovato ad avere un intervento così detto fatto. Sì, perché dovevo prendere un aereo. E purtroppo per via anche delle terapie, vabbè, lo devo spostare di un mese, insomma, un po' di bastoni tra le ruote, ma tanto non è una cosa, diciamo, importante, ci sono cose ben gravi, ecco, diciamo uno slittamento o ritardo, non c'è nessun problema, anzi, con l'occasione magari... un mese in più riesco a fare con più tranquillità quello che dovevo fare qui, senza correre, senza pensare, ecco, tutto qui tanto. Poi associo sempre qualcuno che fa i miei interessi, ecco, diciamo, ok? E quindi, insomma, dai, ma sì, un mese in più. Tanto non credo che poi vedrò più l'Italia, non ho neanche intenzione, sì, no, è il discorso che no, voglio viaggiare verso altri lidi, basta. Ecco tutto qua. Ripeto, c'è anche la Cina, che è molto interessante da visitare. Ho
oltre la Russia del Nord. Poi bisognerà prendere magari per andare in Siberia d'inverno, bisogna che prendo, ti spiazzo in due, la impacchetto e la spedisco, come pacco. Devo portare come pacco perché conosce benissimo da giovane i meno 40 di Mosca d'inverno, e quindi insomma, voglio dire, non ha proprio questo entusiasmo come posso avere io di appunto farmi una visita proprio all'interno dei boschi russi, magari dentro una Lada Niva o un vecchio Watsone, accendere il fuoco magari per scaldarsi un attimino quando si impianta il Watsone sulla neve, ecco. A meno 40 magari, ecco, a fare l'avventura in Siberia, ecco, e quindi niente, devo impacchettarla proprio a modi, insomma, e spedirla. Va bene, ragazzi, niente. Blocco il video perché quanto sto, è un'ora che parlo, ma mi faranno anche due video, credo che si interromperà. Va bene. Pacca pacca, ragazzi, commentate e al prossimo video che parleremo di visti per la Russia.